Ho tanti debiti con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ma ci sarà una nuova rottamazione? Il governo in questi mesi sta lavorando ad una nuova rottamazione con l'obiettivo di recuperare i 100 milioni di euro che con la rottamazione quater non è riuscito a recuperare. Con la precedente rottamazione si andava a eliminare sanzioni e interessi per i debiti dal 1 gennaio del 2000 fino al 30 giugno del 2022. Il governo sperava di recuperare 300 milioni, al momento soltanto 200 milioni sono stati recuperati. E tantissima gente non è riuscita a pagare. La cosa ideale sarebbe fare una nuova rottamazione che permetta sia a coloro i quali hanno aderito alla precedente e non sono riusciti a pagare, agli altri che non hanno aderito alla rottamazione, di poter avere dei benefici concreti e soprattutto evitare delle rate iniziali così alte come è stata per la precedente rottamazione, che ha previsto il 10% della prima e della seconda rata, e una maggiore durata temporale in modo da spalmare di più il debito e permettere alla gente di pagare. Attualmente ci troviamo in una situazione di difficoltà importante, sia che coinvolge le famiglie ma anche le imprese. È necessario intervenire in tal senso. Se però ci si trova ad avere un debito molto importante, prima di fare anche una rottamazione, la cosa da valutare è se ci sono delle cartelle che si possono contestare, perché magari è possibile eliminare proprio quel debito senza pagarlo integralmente. E nei casi più gravi valutare se ci sono i presupposti per aderire al sovraindebitamento, con il quale è possibile ridurre drasticamente il debito pagando delle rate molto basse, come è avvenuto per un nostro cliente, per il quale siamo riusciti a passare da 180.000 euro a soli 20.000 euro pagando 200 euro al mese, o per le aziende anche l'adesione alla transazione fiscale, che potrebbe permettere anche sconti fino all'80% pagando a rate anche in 4-5 anni. Se ti trovi comunque ad avere difficoltà con l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, richiedici una consulenza gratuita ai link in bio. A presto!